Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Roma e Atletico di Madrid. È tutto pronto e prontissimi siamo anche noi. Luca Marchegiani e Fabio Caressa per questa telecronaca. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. Ed è il momento. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. E si comincia. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Chi se non Fernando Torres? È il prototipo del centravanti moderno. Forte, tecnico e rapido, in grado di superare la difesa in velocità e letale davanti alla porta. Si preannuncia una giornata molto difficile per la difesa avversaria. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Se ne va. Nainggolan. Perotti. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. La gioca sull'altra fascia. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Manolas. Cercano spazio sulla fascia opposta. Perotti. Dzeko. Gabi. Torres. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. L'Atletico Madrid sta provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Sì, soprattutto in attacco. E tu cosa ne pensi? Credo che vogliano provare a disunire la difesa avversaria per trovare più spazio. Grazie ai movimenti ampi degli attaccanti sperano di creare lo spazio per gli inserimenti dei centrocampisti. De Rossi. Prova a metterla subito in area. Vuole la profondità. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Nainggolan. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cross di Florenzi. José Jiménez allontana il pallone. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Prova la giocata nello spazio. Griezmann. Tocco morbido. E trova bene il compagno. Vuole la profondità. Nainggolan. La Roma finora non ha mai tirato in porta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Saúl. E passa! Attenzione! Kolarov! Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Prova il filtrante. Fallo, calcio di punizione. Il portiere la calcia lontano. Ecco Griezmann. Mette la palla dentro. Torres!
È intervenuto bene sul cross che arrivava da dietro, non ha trovato il gol però. Quando il cross arriva dalla tre quarti, per la difesa è molto complicato se viene effettuato con questa precisione e con questa velocità. Palla larga in profondità. Cross di Perotti. E la difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Saul. Si libera la grande. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Saul vuole la profondità. Bell'intervento difensivo. De Rossi cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Perotti. Cross di Perotti. E toglie la palla dalla zona rossa. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Nessuno ha trovato il gol. Si chiude 0-0 al primo tempo. Si riparte per il secondo. Beh, subisce fallo, guadagna calcio di punizione. José Jiménez. Gabi la gioca a sinistra. C'è il dribbling. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. De Rossi. Prova il filtrante, trova il compagno in ottima posizione. Grande palla di Dzeko. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. La Roma segna il gol che sblocca la gara. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Prova a saltare il centrocampo. Nainggolan. Allarga sulla fascia. Strootman con il cross. Perotti! Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Godin. Gabi. De Rossi. Di forza. Dzeko vuole la profondità. Perotti! Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Gabi. Il vantaggio trovato ad inizio del secondo tempo non deve condizionare l'atteggiamento tattico della squadra. Se si abbassano troppo, rischiano di far nuovamente rientrare in partita gli avversari. Juan Jesus. L'Atletico Madrid non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento o un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione a non sbilanciarsi troppo. Saul. Griezmann. Gaitán sulla sinistra. Dà un'occhiata verso l'area. Saul.
Poca velocità qui. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. C'è la palla lunga in avanti. Perotti non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Da lì può segnare. È un grande riflesso qui. Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Tiro da dimenticare. Cerca spazio. Saul respinge il tentativo dell'avversario. È evidente che non vogliono concedergli neanche un po' di spazio. Adesso aumentano la pressione su di lui, non vogliono che segni ancora. Da questo momento in poi lo marcheranno in maniera asfissiante. Juan Jesus. Ottimo intervento. Saul cerca di mettere un pallone interessante in aria. Ecco Fernando Torres. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Palla intercettata. Florenzi prova a crossare dalla tre quarti. Gaetan cerca spazio. Gabi prova il traversone. Niente da fare, non passa. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in rete. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Gaetan. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Ha perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Ha recuperato un'ottima palla. Certo, la difesa avversaria gli ha dato una grande mano, ma il suo è stato comunque un grande anticipo. Gabi la gioca corta. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Attenzione, grande chance. Koke! Hanno trovato il gol! Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Un gol bellissimo da manuale. La parità proprio nei minuti finali. De Rossi e l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Ottima pressione la sua, palla recuperata e qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Cerca la profondità sulla fascia. Gaetan si rivincola e conquista la palla. La partita è finita, tutti sotto la doccia. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Quando una gara finisce senza vincitori lascia sempre un po' di amaro in bocca a lui.